Ciao Aggiù, oggi ci troviamo su GTA 5. Aggiù, perché me l'ha detto non so a chi voglia, quindi ha già fatto sto gameplay. Andiamo a parlare un po', andiamo a cirrano pari loro. Ragazzi, ci troviamo con questa casarella del Negretto. Questa è la casarella del Negretto, come vedete. Andiamo a vedere la zia. Questa è la zia là, che sta sempre in maschera, in bacio, sta grande. Guarda quanto è brutta. Ma si è brutto lì, lo vero, eh? Ci facciamo mandare pari cazzotto, se no ci deve, mannaggia, già bello. Usciamocene fuori. Vediamo un po' chi possiamo picciare. Andiamo un po' a rompere i cazzo a questi qua, perché mi stanno troppo simpatici questi qua. Scusa tu, ma te ne stanno una sigaretta? Vedi che sta grande baldracca sta a fumare. E che mi ignori? Ne grande. E che questa ci rimu... Bocchina! Ne... Oh, andò chi sto? I faccio assusando per tutto parte. Ma i rossi, a chi appartiene? Ne, Bocchina, a chi appartiene? Tu sei in merda. Voglio sinceramente facessi qualche missione. E mi fa una bella missione. Mo' che fariamo da poco. Premium Deluxe Motorsport. Magari se voglio se fanno niente che. Lei è razzista, cosa? Non le piace perché crede che sono un arabo? Cosa? No! Di che sta parlando? Non è vero, aspetti! No, aspetti io, quello è ragazzino, io sono il nuovo, e chi l'ha morto, muoio di violenza! Che vuol dire un mentore? Non starci a pensare! Ok, allora cos'hai per me? James DeSantis, un ragazzino che è già ritardato con i pagamenti! E ho una brutta sensazione che farà più danni alla macchina! Quelli che possiamo recuperare con gli esorbitanti e le rate! Vai a riprendila! La casa è? La casa è sulla Amsterdam Ocean SUV, una cazzata da figlio di papà di Rocco Hills. Non fatti problemi, cerca di portare indietro la macchina in buone condizioni, ho capito, non preoccupare, è bello vederti ragazzo mio. Ma pallone veloce, voglio che sti capozzi tu sangue. Mamma mia. Allora voglio praticamente già recuperare una macchinetta, come ci capite, perché una si è accattata, però una papà del figlio, perché ogni mese ci va resa e non ci ha più. E chi si mette a pure che ora ci fai danno alla macchina? Automaticamente mi ha già stupito a chi e mi ha già pigliato tutta la macchina, perché me l'ha già pigliata tutta la macchina. E capo è tutto. Allora, questo dove si trova? Si trova qua. Cerca un accesso alla casa. Bubeghi, guardi, non mi preoccupate. Trasmuco anch'io. Scavacchiamo che è meglio, guardi, che non si mi figli il buchino. Ma te non faccio rumore. Ma chi come mi sente che dà questo pesce in mano, con rumore? Oggi ha fatto perdere i sensi. Ha fatto perdere i sensi, mi preoccupato, vai giù. Ha fatto perdere i sensi, però a raggiare a GH. Ah, in due garage, oggi, ma ci pigliamo la macchina in due garage, avete capito? Ma ci pigliamo la macchina in due garage. Mo' sicuramente succede qualcosa perché sta chiuso. Magari in sarà. Porte chiuse, tutte cose chiuse. E come faccio? Ma io come cazzo già fai in un suaccio? Ma vai, c'è una tenete, aspettate. Ah, ecco, c'è tra si racca, vai giù, c'è tra si. E manca sa roba. Mubeghi, vai giù. Mubeghi. Facendomi resistere, facendo cose buone. Ma che è? Missione fa, il lavoro è saltata. Ma come spazio mi traslo che te, mannaggia mi sei! Ho ammazzato! Aprite che la macchina? Quindi, a sparare non posso sparare. Però, tu cazzo già io? Ah, ecco. Ma mi caccio via sta macchina e mangio già palla dentro. Ma tu sai di muovere anche un po' qua, la finestra, c'è l'angolo, poi giù, c'è l'angolo, poi giù, c'è capito tutte cose. Ma giù, zitto, zitto, che se mi sgamano. Ma giù, che cazzo vagano? Mamma mia, vai giù. Ma
che la tabocchina sta là, io sto scendendo a basso e stai perdendo un garage, oggi capite? Quindi come regre sei a cadrete. Maronna mia, mamma mia, come mi ha cavato anch'io? Come mi ha cavato via, roba da macchina? Dici la tacca. Ma va bene, la c'è manca la macchina, perché sennò che facciamo? Ci mettiamo la macchina, chi le c'ha la porta scassata? Perché ovviamente, cari, non faccio niente senza niente. Ma che è? Maronna! Lo bucchino sta male da me! Maronna, stai picchino in da macchina! È da quello che mi sembra di capire, secondo me questa è una truffa. Cioè, voi già capite se non ci costringa la macchina mi stupiezzi in me. Mamma mia, mamma mia! Si riesce a stare la macchina. Però non c'è sì macchina, ci potevo rimanere a killer, poi non c'è sì macchina, ci sarà la verità. Ma fa schifo proprio come macchina. Posto. Quando a chi si muove passa, non vuoi a me, mi fa passare, mannaggia. E quello è il posto? Sì, il posto è quello. Entraci dentro, sfonda la vetrina, cazzo è veloce. Oppure ti pianto due colpi nella nuca e poi lo faccio io. Ma dici sul serio? Ti sembra sia perdere tempo? Cavolo, vita di merda, cazzo. Quindi, ora mi sto montando sulla tua tempia, un attimo, buchi di mamma. Ta. Agendava prima. E voglio che sta giunto a fare? Franklin, ma che cazzo fai? Signor Simeon, non è proprio come sembra. Pago sempre bene un lavoro ben fatto. Chi non mi ha pavato ora sparisci, ragazzo. Figlio di puttana. Ah, sono sempre inghiste. Io ti faccio su sangue per tutto fatto. Oh! A chi di cazzo tu? Guarda che ci sei, no, stupidi e merda! I tizi, tizi, che nasce sangue chi te muore. Affugala. Arrivoci questa macchina e pare che valga 50.000 al mese. Razzista del cazzo. Punga, la porta un bacio, sei chiamato, vai. Te lo dico io, questa ha bisogno di un sacco di lavoro, la carrozzina, prima di valere 50.000 al mese. Puh, un cazzo un bacio. Va, ho accettato il finanziamento, ho la sua firma. Ah sì? E ha accettato anche dei criminali del cazzo che non riuscissero in casa mia. Questo non lo so. Quel ragazzo sarà anche un idiota. Ma tu sei uno stronzo truffatore del cazzo. Ua, che uomo però, che uomo. Che uomo. Non costringermi a tornare ancora qui. Ua, bramaron. Arisi, rogi babbo, ua. È il mostro, è il mostro, è andato. Missione come. Ah, cioè voglio praticamente che le cango pagità 5 funziona che tiene 5 personaggi, tiene 1, 2, 3 personaggi. E ogni personaggio che si tiene una vita da soglio, quindi che cazzo come cosa? Ma mi ha fatto sta missione a me completata. Quindi ci vediamo nel prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto perché me l'ha chiesto, se no sputo un bacio, metti tu mi piace, ma raccomando, che mi ha chiesto 100 volte, ma ti ho fatto la capata e io l'ho fatta per voi. Quindi se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciatelo lo stesso, va bene? Ciao ragazzi, al prossimo video!